Bentrovati, benvenuti in questo nuovo appuntamento con Monster Hunter Stories. Continuiamo a esplorare l'interno del vulcano Dovan. Il professor Malgar se n'è andato via con il suo assistente Dentun e dobbiamo trovarlo e smascherare le sue malefatte. La scorsa volta abbiamo liberato gli amici di Naviro e ora siamo pronti per superare appunto il pannello. Posso andare? Ok, codice che c'è detto 4 occhi, questo qua. Ok, perfetto, possiamo andare ora. Guardi, il minerale del legame. Beh, non è magnifico. Con questa potrò controllare ogni mostro che voglio. E per ottenerne il potere devo solo studiare le proprietà della pietra del legame di un rider. Quindi temo che dovrò prendere la vostra. Ma davvero, due e quale esercito? Dato che me lo chiedi, palla di pelo. Mia, sta controllando un Agnector. Ammirate il mio capolavoro. Giudicate da voi. Ecco il potere ineguagliabile della mia creazione! Signor Dottor Mangelgar, sembra esserci una varia. Come? Che ci fa qui il flagello? Si mette davvero male! Quell'Agnagdor è infetto! È ora di combattere! In sella! Ho paura che questo mi darà molto filo da torcere. Abbiamo ovviamente la coda e la testa, quindi io andrei con la coda subito. Respiro del drago. Che ci fa male boia. Attacca la coda, bello. Che tecnica. Quindi vinco io. Però mi fa comunque un danno. Se lo avvelenassi. Vabbè, mo mi aspetto, dai. Allora, qui non c'è calore, quindi sto no, velocità. Ok, l'attacca contro. Ok, parità. Ma ci picchia, ragazzi. Perché perdiamo le forze? No, no, no. Attenzione, amico! Ha sia la risonanza che la difesa incrementate. Allora vado in sella. Lo combattiamo, ok. Zannata poderosa. Wow! Ok, velocità vince lui. Mannaggia! Devo usare abilità legame, sperando che non mi mandi KO al prossimo turno. No, perdo un cuore. Me l'aspettavo che sarebbe stata difficile, però. Quindi non posso neanche lamentarmi. Dai, 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 dai. Ruota, ruota, ruota. Perché dici, se te l'aspetti, allora perché non ti sei allenato? È giusto, è giusto. Vabbè, se perdo la rifaccio. Wow! Buono, buono! Capo! No, a me ha attaccato! Mannaggia, ho sbagliato! Ah! Ero convinto che avesse attaccato Rata! Vabbè, mi curo ora, mi curo. Mi è andata molto di lusso, mi è andata. No, mega pozione no, mi serve una pozione normale. Io neanche recupero tutto. Ok, ok, coda andata. Ora andiamo con la testa. Mi sa però che era meglio
combattere prima la testa. Ho questo sentore. Vediamo un po' la mega pozione errata, così si ricarica tutto, dai. Vai, no, velocità. Io ho paura che questo sia un mostro veloce, quindi faccio tecnica. Utilizza spesso la velocità, la tecnica una sola volta mi pare che l'abbia utilizzata, quindi. E infatti, vabbè, Ratta, dai, fai parità. Li continuo a consumare le pozioni su Ratta? Sì, per forza. Non posso fare altrimenti. Se gli rompiamo la testa, o non fa più la palla di fuoco, o le zanne, una delle due. Una delle due non la fa più. Si è arrabbiato, ok, sta a metà. No, wow! Proviamo un po' a mettere lo Yankutku, che comunque è forte, Fa attacco velocità lui. Vabbè, dai. Accumula energie. Dovrei lanciargli un coltello, da quello che ho capito nello scorso episodio. Cioè, negli episodi passati. Aia. Vabbè, shottato. E che cos'è? No, però non serve a niente. Mangio un'essenza vitale, almeno recupero un cuore. Ehi! Chiamo Nerscilla perché almeno c'è vita carica. Non so proprio. Attacchi e velocità bloccati? E basta, oh! Basta attaccare di continuo. Cambio mosti. Kurupeko. Non lo so, ragazzi. Quindi ora fa solo... Oh, tecnica allora fa. Come velocità? Attacchi e velocità bloccati! E un altro attacco potenza! Ma allora... Ragazzi, però... non lo so. Fa come pare a lui. Attacchi di velocità... Ah, forse le abilità, non gli attacchi normali. Ha detto attacchi normali, quindi io dico... attacco normale, velocità, bloccato. Invece no. È quando fa comodo a lui. Oh, testa caduta. Non ci fa paura. Sì, ci fa molta paura in realtà. Ci fa molta paura, a dire il vero. Perfetto. Oh, vai, doppia! Bene, bene, bene. No, fa tecnica! Pareggio, pareggio. Ok, va bene. Lui fa attacco tecnica. No, amico mio, no. No. Ti cambio perché tu fai attacco tecnica e non va bene. Tu che fai? Vabbè, lasciamo perdere. No, anzi, tecnica va bene perché lui fa velocità, fa. Wow! Oh, il Kezu! Wow, Kezu! Allora, ovviamente lo Yankutku che ho recuperato l'altra volta è quello blu ed è la forma più forte di Yankutku. Però ho l'ustione e ho poca vita. Quindi devo aspettare un turno per curarmi dall'ustione, giusto? Beh. Vai. Fa attacco veloce lui. Immaginavo.
Grande! Grande Kezu! Quanto mi piaci così, Kezu. In sella. Allora, vediamo l'attacco del Kezu con l'abilità legame. Let's go! Buono! Wow! Io l'avevo già visto, però in video no, non l'ho fatto vedere. Allora, penso che possiamo resistere a un altro attacco, amico mio? Possiamo? Accumula energia. Su di me, faccio la coda, tanto non posso fare niente. Mi sciotta con questo attacco. Let's go! Meno male che avevo la cura per i cuori. Ui! Grande! La mia creatura! Ce l'abbiamo fatta, amico! Sembra che la pietra del legame abbia recuperato potere! Dammi quella pietra del legame! È l'unica cosa che mi manca per finire la mia ricerca! E non c'è niente che puoi fare! Niente, dici? Staremo a vedere! Sochi! Le mie adorate creazioni! Osereste ostacolarmi? Prendi la mira! Ora, la miccia! Beccati questo! Rata miao! Numero 5, fuori di qui! Che ne sarà di voi ragazzi? Non temere, conosciamo questo posto come le nostre tasche. Prendi i tuoi amici e squagliatela! Infatti, ci vedremo presto, 5! Va bene, ci vediamo in città! È stato fantastico! È la prima volta che cavalco un mostro! Grazie dell'aiuto, signor Rathalos! Abbiamo di che preoccuparci, Rata infetto! La tua pietra del legame! Puoi usarla per fermare il flagello! Avinia!
Guardate, è tornato quello di prima! Grazie al cielo non ha ceduto al flagello! Dovresti riuscire a tenere a bada il flagello finché hai la tua pietra. Il flagello ha preso il sopravvento. Bisogna occuparsene. Sheval, che ci fai qui? Non sarai mica in combutta col dottore, vero? Io lavoro da solo. La pietra del legame può fermare il flagello. Il flagello non può abbattere né te né Rata. Ti aspetti che ci creda? Beh, se non avete intenzione di fare niente, ci penserò io. Che si fa, Sajo? Proteggeremo Rata insieme! Oh no! Scontro contro un altro rider? No, da paura! Dunque proteggi un mostro infetto! Non farmi ridere, Link! Non riderei più tanto. Stanne certo. Wow. È un tipo veloce, eh? Bene. La tecnica batte la velocità. Sì, Rata, però. Devi anche renderti conto. La tua ingenuità non ha limiti? Non perdonerò mai il flagello nero! Lo so, Sheval. Lo so. Proteggere. Tu, non farmi ridere. È tutta qui la tua fede nel legame? Lascia perdere. È troppo tardi per quel Rathalos. Non l'hai ancora capito, vero? Ah, ti sbagli. Sheval, possiamo sconfiggere il flagello nero con le pietre del legame. Non hai un briciolo di pietà? Mi hanno raccontato cosa è successo, che volevate crescerlo voi tre insieme. Proprio per questo è anche responsabilità mia. Sia un avvertimento allora. La prossima volta non mi tratterrò. Se mai mostrasse ancora segni del flagello, lo ucciderò. Hai la mia parola. Il flagello nero potrebbe distruggere il mondo intero, non dimenticarlo. Che sguardo triste. Parli di Sheval? No. Parlo del suo Mosti, la Rathian. Ehi, il tuo Rathalos sta bene? Sai, ora che ci penso, anche quando l'abbiamo incontrato a Gil-dan, qualcosa non quadrava. Forse era infettato dal flagello nero già allora. Wow, è davvero un Mosti forte se è riuscito a resistere per tanto tempo. Potrebbe avere una resistenza a flagello. E poi c'è sempre la pietra del legame. Dovrebbe stare bene finché lo terremo d'occhio. Perfetto, socio. Adesso torniamo al villaggio Fulcranite. Accipicchia, amici miei, che episodio, no? Dopo la battaglia contro il flagello, anche contro il nostro amico di infanzia Sheval. Beh, che dire, per questo video è tutto. Nel prossimo vedrò di darmi da fare anche con i livelli, perché sono davvero basso, l'ho sempre detto negli ultimi video, specialmente qualche video fa. Sono basso, mi alleno, poi mi alleno, vado avanti e scopro che devo essere ancora più forte di quello che già sono. Ad ogni modo, per questo video è tutto. In descrizione trovate come sempre tutti quanti i link utili ai miei social e ci vediamo ovviamente al prossimo video. Ciao!